Italia caporalato e impresa tendono sempre di più a fondersi con le più consolidate attività mafiose. Come è nato questo fenomeno e come possiamo contrastarlo? Ma faccio un esempio. Allora, noi scopriamo recentemente che il clan Piromalli, importantissimo clan di 'ndrangheta, è dentro la produzione agricola, i mercati ortofrutticoli e lo sfruttamento dei braccianti. Questo è il dato. Questa convergenza di interessi tra sistema d'impresa e sistema criminale, che è un sistema d'impresa, è sempre un sistema d'impresa e sistema criminale, è un po' l'adattamento del sistema produttivo, la risposta, se vogliamo, alla crisi economica. L'Italia sta dando ancora una volta il peggio di sé, approfitta della presenza delle mafie tradizionali per soggiogare i lavoratori e quindi sottopagarli, minimizzando i diritti. Questo è l'elemento di novità, e cioè li schiavizza. Li rende bisognosi all'inverosimile, addirittura consente alle mafie e ai sistemi criminali relativamente nuovi come quello del caporalato di portare la casa, di portare il cibo, di ghettizzare e quindi di segregare i lavoratori. Tutto questo sta dentro un'unica cornice che è appunto mafia caporale. Manalaria, manalaria.